tutte, carissime amiche ed amici, bentornati sul mio canale. Questo è un video recensione di questo raffrescatore per ambienti. Non ricordo, forse un mese, due mesi fa, non ricordo, una di voi mi chiese di fare un video. Io sono completamente senza trucco per via degli occhi, perché sto avendo un po' di problemi e chiaramente mi trucco soltanto proprio quando devo uscire di sera, ma di giorno, anche perché tra poco devo andare a fare un po' di spesa. No, scusate, io mi devo legare i capelli perché no, io, cioè, uno li vuol tenere short, ma non è così, scusate. Poveri capelli, quando viene l'estate sono stressati, strapazzati con questi mollettoni. Ma come si fa a portarli sciolti? Io non li sopporto assolutamente. Allora, come vi stavo dicendo, una di voi un po' di tempo fa mi chiese di fare una recensione, cioè non è una recensione, ma è un mio parere personale. Questo abbiamo comprato noi 2 anni fa, ma io sinceramente vi dico in tutta onestà che se l'avessi saputo avrei risparmiato quelle 110 euro, perché per me, per quanto riguarda me, io non metto in dubbio le marche, perché ogni marca diciamo potrebbe cambiare la potenza. Allora io vi dico una cosa che sia chiara sempre in tutti i video, non soltanto miei ma di altre persone, di recensioni, di pareri. Allora, le recensioni sia di prodotti per la cura della persona, i profumi, i detersivi, i video di pulizie, non dovete mai prendere alla lettera quello che una youtuber dice, perché non fate altro che sbagliare. Ma non soltanto della YouTube, pure per sentito dire da quel no, io senti una che disse no, il raffrescatore è come se fosse il condizionatore, proprio ti ghiaccia. Sentendo così, una persona che cosa fa? Dice, beh, a questo punto per la cucina mia andrà bene. Invece non è così. Allora, anche vi faccio qualche banale ipotesi o esempio, più che altro, no? Ad esempio, io vi faccio vedere che con l'alcol pulisco le ante della mia cucina e non lascio aloni, vengono pulite. Viene una, dice, no Anto, io ho provato come tu dici, però io sulle ante mie è venuto tutto a macchie, tutto strisciato. Allora tu racconti le chiacchiere? No, non è che io racconto le chiacchiere, perché la cucina mia può avere un materiale che non è come quello tuo. La cucina mia io la pulisco tutti i giorni, tu ci sono persone che non puliscono, tu puoi avere la cucina schizzata di olio da un anno e poi pretendi di pulire le ante con l'alcol, dai, vuol un bruscone e sgrassatore a go go, cioè non ha da poco l'acido muriatico, cioè per dire, no? Oppure, ma per qualsiasi cosa, tu magari pulisci il pavimento con questa cosa, a me è venuto tutto a macchie, dobbiamo vedere quanto detersivo hai messo, se hai risciacquato, io lavo con l'acqua corrente, cioè tutte le cose, non andate dietro alle chiacchiere, ma non degli altri, io vi parlo anche di me, perché quello che può piacere a me, un profumo, io ho comprato tanti profumi anni fa perché sono andata dietro alle chiacchiere della gente. È persistentissimo, uno sente così, dice, ma è persistentissimo. L'ho comprato una ciofeca, acqua fresca,
cioè lo metti e duro non da Natale a Santo Stefano, ma da Natale a Natale, per dire, no? Magari la pelle tua è una pelle che praticamente è porosa e quindi il profumo è come se lo assorbe e lo fa sentire di più. Io ho una pelle di dinosauro, che a me per durare un profumo ci vuole, oppure ci sono tante ipotesi, quindi quello che io vi dico, prendetelo sempre non alla lettera ma con le pinze, perché è probabile che quello che io dico, il mio parere, non può essere come quello vostro. Parlando del raffrescatore, io purtroppo mi trovo con un interno, quindi io l'ho comprato soprattutto per la cucina, perché le due stanze di là sono molto più fresche e poi abbiamo il condizionatore. Perché pensavo, appunto, da quel che la gente dice, le cavolate veramente, pensavo che rinfrescasse. Questo non rinfresca niente. Allora, io ho una cucina che purtroppo si trova in una posizione un po' balorda. In che senso? Il mio balcone è questo, poi c'è l'altro balcone così, non lo posso manco alzare il braccio così, e poi ai lati ci sono dei balconi, quindi io praticamente mi trovo in questa parte qua dove non è che batte molto il sole, cioè a metà balcone, ma la cosa sostanziale è che qua aria non c'è, cioè l'aria proprio ti manca, quindi non avendo quella cosa di aria, qui in questa cucina si muore letteralmente di caldo. Quindi noi pensiamo bene, io e mio marito, di comprare un raffrescatore che ci avrebbe dato, non dico il fresco di un condizionatore, ma ci avrebbe comunque alleggerito di questa cappa di calore che sta in questa cucina. Allora, in che cosa consiste? Andiamo alla breve, ve lo giro. Vabbè, queste sono praticamente le alette che voi le andate a mettere come meglio credete. Nella parte di sopra c'è il pulsante on off, poi c'è questo pulsante che fa oscillare all'interno, non la ventola, fa oscillare praticamente all'interno, poi c'è il timer, un'ora, due ore, quattro ore, poi c'è la potenza e poi qua c'è il mode che non abbiamo mai utilizzato, non so se voi riuscirete a vedere, e poi qua abbiamo l'umidificatore. Allora, in che cosa consiste? Consiste che praticamente nella parte di dietro, che vi farò vedere meglio, lo spero, mi prendo il cellulare così vedete voi, nella parte di dietro vanno praticamente messi questi due pezzi. Non mi ricordo proprio il termine esatto, che vanno utilizzati per le borse termiche, li trovi praticamente inclusi nella confezione, e poi va praticamente l'acqua. Vi rimetto a posto. Poi c'è il telecomando che non abbiamo mai utilizzato. Quindi in che cosa consiste questo raffrescatore? Cioè è un semplice ventilatore, niente di che mettendoci l'acqua nella parte sottostante e andando a mettere questi cosi che poi devi ricordare di andarli a mettere nel freezer, nel grande rottura di Bols, praticamente non entra più, ma vabbè, abbiamo capito tutto, lo devo mettere a terra perché non riesco, cioè guardate quanta fatica una persona deve stare a fare ogni volta. Allora, all'inizio quando l'abbiamo comprato
questa maglia è un po' troppo scollata per i miei gusti. All'inizio, quando l'abbiamo comprato, quella cosa, sentirete il rumore di lavatrice come al solito. All'inizio, quando l'abbiamo comprato, il priscio, l'enfasi iniziale, andavi a mettere il ghiaccio, i due cosi dentro al ghiaccio, poi per avere un maggior fresco andavamo a mettere l'acqua che si era formata proprio il ghiaccio all'interno nel coso che raccoglie appunto l'acqua, e quindi il fresco, ma cioè non è un fresco che tu dici madonna, ha fatto la stanza fresca, no, il mio parere non è così. Questo te lo metti vicino come se fosse una sorta di stufa, te lo metti vicino come se fosse una sorta di stufa, lo accendi e ti butta il vento, come se fosse un ventilatore, né più e né meno. Con l'ausilio di questa acqua fresca, che poi per metterlo, non vi dico, vi dovete stare a piegare, chi c'è dolore di schiena, vi dovete stare a piegare, dovete stare a riempire. Da allora, se vuoi avere un fresco un po' più forte, devi mettere l'acqua nel congelatore, cioè, ma una persona tutta questa pazienza devi avere. Ecco perché sono cose, io quelle 110 euro me le andavo a spendere, the pool priest e di Ricci, scusate che devo mettere la morbidella, che qua è tutto manuale, cioè me li andavo a spendere il coso da mangiare, non devi stare a togliere il coso di sotto, devi stare a mettere l'acqua fredda, i cosi li devi stare a togliere, tant'è perché quei cosi là non mi ricordo come, c'hanno un nome proprio che non ricordo, le tavolette, vabbè, poi le chiamo così, le tavolette, ti devi stare a ricordare, quelle stanno da almeno una settimana là, ti devi stare a ricordare, stare a togliere, va bene. Allora, poi l'acqua fresca lì dentro, quanto ti può durare fresca? Sì, vai a mettere l'acqua fredda, vai a mettere i cosi dentro, con questo caldo che stiamo ad avere, soprattutto in questa cucina che è un forno, quanto credi che quell'acqua ti può durare per darti il fresco? Ma il fresco lo senti se tu ti metti così vicino, ma non ti fa la stanza fresca. Però questo può cambiare se tu hai un cucinino piccolino, se non hai una cucina rovente come questa. Ecco perché io vi dico sempre, provate. Qualsiasi cosa che io compro, anche lo svelto, quello a spray che a me è un flop, dopo due giorni mi è finito, non lo comprerò mai più. Voi provate, perché quello che può non piacere a me può piacere a voi e viceversa. Quindi questo per me è stato un flop. Questo è del marchio Termozeta, io non so gli altri, con altri marchi, con altri... possono avere delle peculiarità diverse, possono avere delle cose, una potenza maggiore, io questo non lo posso sapere, però se uno pensa di comprare questo coso per avere la stanza fresca, io vi dico che non è così. Spero che questo video recensione vi sia piaciuto. E nulla, un bacione a tutte quelle che mi seguono con affetto, vi voglio davvero tantissimo, ormai siete voi proprio le mie amiche, c'è poco da fare. Io molte volte desisto dal menzionarvi perché potrei dimenticarmene alcune e quindi non sarebbe giusto, ma veramente siete tutte tanto 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 care, quindi forse un giorno, se avrò la testa fresca, me li devo scrivere tutti, così farò praticamente l'appello, la maestra che fa l'appello, e vi saluterò ad una ad una. Comunque il mio saluto
e il mio bacione va a tutte quante voi. Vi voglio tanto bene. Alla prossima, sempre se vorrete.